presentarvi che si parlerà anche del disegno di legge sulla scuola, ma l'incontro di oggi è finalizzato a formulare un contributo specifico che il Dipartimento Scuola e il Circolo della Scuola della Federazione di Bologna dà alla conferenza programmatica del PD. Dovrebbe arrivare anche a questo persiano, abbiamo già detto, d'intesa con quelli che sono già da questa parte del tavolo, che sono quelli che abbiamo messo nell'invito, ma anche quelli che abbiamo di fronte, sono tutti sollecitati ad intervenire. Io darei il via comunque, intanto quando arriva l'assessore, poi lo bombarderemo comunque di domande anche a lui, perché il titolo è Bologna, la regione, la scuola. E ripeto, sarà inevitabile parlare anche del disegno di legge del governo, ecco Raffaele Persiano, del disegno di legge del governo, vengo come altro io non c'è problema. Sto dicendo che doveva arrivare anche la presenza che è responsabile. Dicevo, sarà inevitabile parlare di intrecci anche col disegno di legge, visto che già sottovoce io e Armanione abbiamo notato che in questo disegno di legge di regione non si parla mai. Mentre a Costituzione invariata, il titolo quinto, a Costituzione invariata, non cambierà probabilmente, la regione ha un ruolo ben preciso di tipo concorrente rispetto alla legislazione esclusiva dello Stato. Quindi bisognerà anche cercare di capire, visto che la nostra, peraltro, è una delle regioni che è intervenuta, mi viene da dire, nella maniera più intelligente, interpretando intelligentemente il suo ruolo di concorrenza, nel senso di correre insieme per migliorare la qualità dell'offerta formativa per i nostri giovani, non c'è traccia. E la cosa che ci piace di più, chiedere a Patrizio Bianchi cosa ne pensa, cosa pensano di fare in conferenza di Stato Regioni, perché ancora una volta Costituzione invariata esiste anche questo organismo che ha una certa qualche rilevanza, tutto sommato, nelle riforme istituzionali che fanno assolutamente. Allora, Davide Ferrari si presta a fare la prefista, vi ho già detto che il materiale qualcuno ce l'ha, poi ci siamo litigati perché non c'è modo di fare fotocopie. Lo scaricherete all'invito di oggi, è un contributo che nel tempo il Circolo della Scuola ha dato e intendiamo portare alla conferenza programmatica un contributo specifico, oltre ai contributi individuali che ciascuno di voi, di noi, riterrà di poter portare. Poi sarà Raffaele che farà il riassunto delle puntate precedenti, che vedremo se sarà capace di tenere senso. Davide, a te la parola, visto che si parla così, abbraccio. Sì, in primo luogo io voglio dirvi che, oltre a ringraziare tutti i presenti, che nell'intenzione di Gabriele, quello che era lui, questo è un appuntamento che deve far parte di un ciclo, al di là dei termini di scadenze o di rapporti con la più complessa e importante conferenza programmatica del PD di Bologna, però sicuramente so per certo che il Dipartimento Scuola, che un po' riunisce quello che era il forum, no, e le altre attività che abbiamo portato avanti in questi anni, ha intenzione anche di operare per un ampio coinvolgimento. La caratteristica di Bologna è quella di avere questa sala, anche lo dimostra, lo dico anche a Raffaele Persiano, una quantità significativa di personalità importanti, di vasta esperienza, oltre che di capacità di riflessione, che io credo vadano tutte coinvolte sui diversi temi, in modo da avere anche questa volta, sia per questa occasione, sia anche nell'approssimarsi poi della scadenza elettorale, no, per Bologna, e anche visto il momento tutt'altro che semplice di riflessione, di conflitto sulle riforme nazionali, insomma, penso che sarà un bene se Bologna farà questo tipo di percorso. A me è stato chiesto, per eredità, forse per stima, insomma, di mettere giù qualche bozza, e l'ho fatto tenendo conto anche del lavoro svolto dagli enti locali.
a differenza di altri documenti che mi è capitato di scrivere, questo che vi sottoponiamo è un po' un po' una tavola, anche un elenco, insomma, forse meno ambizioso, ma insomma che tiene però conto anche un po' di una, talvolta proprio con dei copia e incolla, sia pure un po' meditati, rivisti, un po' del lavoro che in un intero mandato, in particolare il Comune di Bologna, ha fatto, no? Però abbiamo voluto invece oggi allargarci alla Regione. Già diceva bene, secondo me, Rosanna, un elemento che manca nella riflessione attuale, un po' di tutti forse, è quella che insomma si era arrivati in Italia a una discussione seria, importante, su quella che io qui riprendo il termine, veniva definita insomma la democrazia e il confronto delle due autonomie. Quali sono queste due autonomie? Una è evidente, è il sistema degli enti locali, e l'altro è il sistema delle scuole della Repubblica in autonomia. Guardate, può sembrare una pura banalità elencare questa, l'esistenza di queste due autonomie, no? Non è proprio così, non è proprio così. Pochi minuti fa ho avuto un colloquio con una figura, insomma inutile citare il nome, di un certo rilievo nella nostra vita sociale, il quale mi diceva: ma perché non facciamo che sono le regioni a nominare i presidi, a fare il curricula? È una preoccupazione, prego l'assessore, anche Gabriele, manca una seggiola, ma insomma adesso si troverà. Al circolo ci sono le sedie. Non era la mia. No, adesso io prendo Gabriele che mi dà. Allora, se posso proseguire, contemporaneamente voi sapete invece quale fortissima preoccupazione viene innescata spesso, per esempio, nel mondo della scuola, ancora oggi, per la stessa termine di autonomia, più nel concreto per delle conseguenze dell'autonomia, no? Ancora quanto si è guardinghi, no? In nome di principi importanti, l'autonomia della professione docente, lo statuto della conoscenza, per carità, però insomma, come dire, c'è ancora una socialmente non condivisa valutazione di che cosa possa significare il riconoscimento, che è anche costituzionale, di due diversi sistemi di autonomia che articolano la Repubblica. Non c'è una coscienza condivisa. In Emilia, fra gli esperti che abbiamo avuto, posso citare tanti, ma insomma mi viene in mente il professor Sacchi, per esempio, fra i tanti, ma che hanno studiato Fulvio Ramponi, no? Che ha lavorato tanti anni per approfondire. Come? Ah, beh, come Barbieri, forse su un livello anche forse più alto, stessa Anna, insomma, che hanno lavorato per anni e anni anche sulla, come dire, sulla pattuizione concreta di questo confronto. Ma per dirla in breve, bisogna che gli enti locali comprendano, al di là del fatto che oggi forse lo comprendono di più per mancanza di risorse, che la scuola è uno degli interlocutori fondamentali sul territorio per fare qualunque cosa. Intanto per assicurare la trasmissione delle conoscenze e la formazione dei nuovi cittadini, ma anche sul piano delle politiche sportive, delle politiche bibliotecarie, insomma un po' su tutto. Questo elemento sanitario, un po' su tutto, questo elemento non è ancora perfettamente acquisito. Contemporaneamente, io credo, sia molto importante che l'autonomia scolastica non venga mai pensata, come dire, come una riorganizzazione puramente interna alla scuola dei vari livelli di governance e di potere delle figure interne. Se è così, non conquisterà egemonia, sarà sempre fragile e aperta ogni volta ai venti delle contestazioni più diverse. Non è così, invece io mi permetto di proporre una visione differente in cui la scuola, mantenendo pienamente la sua libertà, che nessuno può togliere, nessun nominato dai cittadini può togliere libertà, però sia fortemente permeata dal ruolo, dalle funzioni, dalle indicazioni programmatiche della comunità. Questo io credo che sia un punto, io l'affronto a livello generale, ma un po' sempre fatto così, sapete, ognuno ha i suoi pregi e limiti, che va fortemente portato. Io credo che aiuterebbe, Rosanna lo diceva già anche molto criticamente, ma insomma io sono più prudente, ma aiuterebbe anche la riflessione nazionale porre questo tema.
per esempio, cioè, c'è da fare una mediazione, insomma, forse fra i soggetti della mediazione, i territori, qualche voce potrebbero avercela in capitolo, no? E credo che sarebbe importante, sarebbe importante. Da questo assunto, cioè il richiamo alle due autonomie, se ne discendono alcuni elementi. Per esempio, ne discende il fatto che, soprattutto nella riarticolazione metropolitana, Bologna non potrà, come suo costume, no, da decenni, considerare l'ambito dei suoi interventi per la scuola solo quelli delle competenze così stabilite dai termini di legge. Non è soltanto perché si trova ad amministrare eredità molto importanti, e ancora è anche in termini di personale assai onerose, gravose, però anche strategiche, ma anche perché sarebbe sbagliato se il problema è quello di un dialogo, di un fraseggio su tutta la realtà della vita di una comunità, tra la scuola e l'autonomia locale. È chiaro che bisogna pensare a politiche degli enti locali ampie, ancora adesso, no? Diverse certamente da quelle del passato, però molto ampie, ambiziose, fatte forse più di relazione che di intervento, si è detto, di capacità di governo più che di gestione, però insomma ampie, ambiziose. Per questo abbiamo cercato di mettere assieme vari elementi, tenuto conto che non è impossibile, nel senso che anche qui, al di là di tante polemiche, in realtà il resoconto degli enti locali è ancora adesso molto ricco. Tanto ricco che si fa, come dire, viene qualche sorpresa, no, nel rileggerlo, se si va con la mente invece a quanti punti di conflitto opaco, no, sono stati attraversati anche in questi anni, anche nella città di Bologna. Insomma, le colpe sono di tanti, certamente ci sono delle resistenze, però io penso che l'unica risposta è quella di alzare il senso della propria iniziativa. E allora proviamo a citare alcuni elementi, per esempio la dimensione metropolitana. Io non ho idea di come si possa fare, ma già l'aveva indicato anni fa Rosanna Facchini, ci vuole adesso un piano metropolitano di intervento pluriennale che nel prossimo mandato costituisca, come dire, il complesso del welfare scolastico, del welfare educativo, dell'istruzione scolastica a intervento comunale sul piano metropolitano. Questo è assolutamente necessario. Vado più su Bologna, il nuovo ente, insomma, costituito deve darsi, l'abbiamo incontrato anche con Profitto, no, a Passepartout anche recentemente, deve darsi una prospettiva alta, l'istituzione educativa e scolastica non può soltanto essere un ente di gestione, ha certamente problemi contrattuali non facili, però il punto è un altro. Quando venne proposta, e fu proposta qui, e siamo lieti quindi, però con qualche ritardo ci si sia arrivati, venne proposta con un'intenzionalità molto alta, e cioè con un ragionamento che partiva proprio da quello che prima si è detto, no? Se le autonomie sono due, può l'autonomia locale rappresentare sempre e comunque anche le stesse scuole che gestisce, o forse non è meglio costruire qualcosa che dia una più visibile loro autonomia, che abbia una sua progettualità, visto che il comune deve poi ascoltare tutte le scuole del territorio, quelle statali, quelle privato-sociali, quelle appunto comunali. E da lì eravamo partiti, quindi non solo un ente gestionale per aggirare le norme sulle compatibilità economiche, che pure è una cosa santa, intendiamo, se no si chiudeva, ecco. Però il problema è un altro, cioè quello di creare un ente che, proprio perché ha visto poi assommare al suo interno tante competenze, tanti settori, abbia la forza di ripensare un ruolo, un destino specifico anche per questi istituti. E noi riproponiamo il tema, che poi può essere riempito da esperti, da operatori, da chi avrà questi incarichi dal punto di vista amministrativo. E poi non intervengo sugli aspetti anche sociali, sono tanti, dall'edilizia, tanti, tanti temi che sono però di assoluto rilievo, su cui riprendiamo qualche proposta anche concreta. Ma insomma, perché questo avvenga, c'è da compiere anche una battaglia politica, io su questo concludo. Insomma, a cosa serve la scuola? Perché non è chiarissimo da questo dibattito di questi giorni.
quello, non è chiarissimo. Forse, forse nonostante anche la, la mole dell'investimento economico legato alla, alla intenzionalità di risolvere una parte almeno dei problemi del precariato, è collegata invece una visione molto alta della scuola e l'investimento formativo che va ribadito. Però attenzione, perché aver impostato polemica e risposta tutta sugli andamenti interni di controllo e di governo non favorisce la diffusione sociale del perché si agisce per la scuola e per la formazione. Si agisce per la scuola e la formazione, noi pensiamo, almeno qualcuno di noi pensa, non solo perché la scuola è un bene in sé, ma perché la scuola è una parte ineliminabile, nonostante la pluralità delle agenzie formative, informative, comunicazionali che dir si voglia, ormai anche individualizzate nel rapporto, no, di fruizione, è insostituibile, è il perno di una costruzione di una società a cultura più diffusa, come diceva il mio maestro Alberto Cerroni, una società che veda una grande quantità di uomini e donne di qualità. Anche questa è un'affermazione apparentemente banalissima, ma non lo è, perché voi sapete che ci si divide molto, anche fra vicini, fra chi dice no, in fondo dai, abbiamo dato troppo, le vacche grasse sono passate, qui il problema è quello di restringere, curiamo un'eccellenza che ci garantisca la competizione, o viceversa, no, noi siamo quelli della solidarietà, del recupero dell'ultimo, c'è l'ultimo, ma io dico c'è anche il penultimo. Noi abbiamo bisogno di qualità e quantità, c'è bisogno di un investimento che abbia l'ambizione di essere riconosciuto non solo dagli insegnanti o dai genitori, ma da tutta la comunità civile. Perché questo sia, bisogna indicare con chiarezza il suo ruolo, che è quello, creando una società più colta, ricca, di sostenere. Poi ne parlerà l'assessore Bianchi, che almeno per me è proprio un riferimento in questo pensiero, non solo per me, per creare un tessuto che possa sostenere quelle produzioni qualitativamente più alte con cui possiamo uscire dalla crisi, perché non usciremo dalla crisi inseguendo una diffusività di massa di merci a basso costo che su cui non abbiamo possibilità di competizione. Dicevo all'assessore, che ha avuto la bontà di ascoltarmi anche pochi minuti fa per caso, qualche ora fa, insomma, che queste sue riflessioni, che lui dirà molto meglio, mi ricordano quelle di un amico purtroppo scomparso, che era Leo De Berardinis, voi forse lo ricorderete, il quale amava dire che lui faceva anche formazione, no? Questo divo del teatro d'avanguardia, questa figura un po' da guru, no? Anche fisicamente, dice no, io faccio formazione teatrale, la faccio non perché così ho qualche soldarello e tiro avanti, no? Ma perché io devo formare il pubblico, se io voglio un'alta qualità della produzione culturale, devo formare il mio pubblico. Io credo che, mutatis mutandis, questo valga anche in generale per il ruolo della scuola e della formazione. Se non c'è questo senso, cioè che è un valore per tutta la società, per la competizione, quindi per gli aspetti economici della società, per l'aspetto culturale in sé, dove è più evidente, via via via, il dibattito si divide, guardate, oggi sembra di essere in una divisione irricomponibile, forse si ricomporrà, ma si divide comunque in rivoli che non danno più all'altro nessuna legittimità, perché qual è lo scopo? Se manca un senso, no? Un'iniziativa, allora ognuno baderà a sé. Io ho ricevuto e ho guardato con molta attenzione alcuni documenti, Gabriele ne ha ricevuti sicuramente di più, dei colleghi dei docenti di questi mesi, ci sono cose anche giuste, almeno per me, però insomma il problema è forse anche perché la programmazione non l'ha consentito, non lo so, però quel che si nota è che insomma si parte dal dire io non ci credo, io credo in me, certo, credo nella scuola, ma non ci credo che in qualche modo al di fuori mi capiranno, non ci credo, e quindi meglio che non facciamo nulla perché sennò mi fate peggio, è una brutta notizia, diciamo, di questi documenti. Ogni riforma, guardate che è un'affermazione non indebita, non del tutto indebita, ma pesantissima, dal punto di vista delle conseguenze anche proprio di pensiero, no? Ogni proposta sarà una brutta notizia. Ecco, invece bisogna fare in modo che non solo all'interno, ripeto, forse da tutte le parti,
ma anche nella piena assunzione, nella, non nella memoria, nel pensiero condiviso dell'oggi, non si dice la memoria condivisa di una società, no, pensiero condiviso dell'oggi, il senso di un grande investimento per la scuola rimanga, insomma, per la scuola ancora, come mi piace sempre finire. Va terminato.